Buongiorno, siamo con Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice. Lo abbiamo incontrato perché in occasione della nostra presenza a Lugano vorremmo portare una testimonianza di quanto il mondo intero ha fatto e sta facendo per Amatrice, ma sostanzialmente lo sta facendo perché Amatrice risponde con dei fatti concreti al sostegno del mondo. E qui Sergio Pirozzi, che immagino voglia dare un saluto agli ospiti del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, e quindi gli cedo volentieri la parola e aspettiamo che cosa ci racconta di questo splendido mondo flagellato ma ricostruito. Questo è un territorio immenso, straordinario, simile alla Svizzera per le montagne, per il senso d'appartenenza e per la storia. Da questa disgrazia, secondo me, bisogna avere la forza di ripartire con una nuova idea. Bisogna ripartire dalla natura, dai prodotti, cercando di fare dei prodotti che siano di alta qualità, che questo è anche un parco nazionale, con una nuova idea di produzione che non sia più quella legata al piccolo commercio, ma non questo a un commercio grande, ma a un commercio che vada verso quei negozi di alta qualità. Ecco. C'è la necessità di capire che mettendosi insieme, ne ripartendo appunto da questa natura che poi è stata molto cattiva con noi, ma è l'unica cosa che poi è rimasta intatta, se leviamo una spaccatura sulla montagna, può diventare, diciamo, il vero motore di ripresa di questo territorio. Per cui è questo il nostro piatto, che è il sugo degli spaghetti alla matriciana, i prodotti, ma soprattutto la matriciana. È stato un ambasciatore straordinario, perché io non posso dimenticare che dietro tante iniziative benefiche c'è sempre stato questo piatto, dietro una ricetta c'è la tradizione, c'è la storia, c'è una cultura. Non possiamo dimenticare la storia e gli insegnamenti di Sant'Agostino, il passato, il presente e il futuro. Insomma, noi non dobbiamo dimenticare il passato, dobbiamo vivere il presente ma proiettarci sul futuro.